ciò, qual è il legame tra il mondo delle banche, in particolare quella che lei rappresenta, Bipper Banca, e il mondo dello shipping? Allora, noi come Bipper Banca abbiamo iniziato a essere attivi in questo settore nel 2010, che è stato un periodo molto particolare per lo shipping, come tanti ricordano, quindi un momento in cui dopo la grande crescita c'è stata una grande discesa dei mercati e molte banche hanno fatto un po' di retromarcia in questo ambito, si sono arretrate. Noi invece in quel momento proprio abbiamo deciso di entrare, perché era un settore che ci pareva molto interessante nell'ottica di rappresentare in questo ambito una presenza costante, continuativa. Quindi consapevoli del fatto che queste aziende abbiano un costante bisogno di investire in nuove navi per rinnovarsi e per mantenere e crescere nei loro mercati. Quindi lì abbiamo iniziato. Da quell'epoca fino ad oggi abbiamo continuato a mantenere una presenza anche nei momenti successivi in cui lo shipping ha attraversato delle fasi di grande difficoltà e ancora gli operatori finanziari erano pochi e poco attivi, quindi noi invece abbiamo continuato a esserci sempre. E diciamo che adesso, soprattutto con l'occasione anche della recente incorporazione di Banca Carige, che ha un'ovvia vocazione nei confronti di questo segmento, l'attenzione si è moltiplicata nell'ottica appunto di continuare un po' quello che abbiamo fatto fino ad oggi, quindi proprio il specifico finanziamento di navi, un po' di ogni tipologia e specie, allargando anche un po' il perimetro dei nostri interventi a quei settori che sono strettamente complementari al trasporto marittimo, come tanto la cantieristica navale, quindi chi costruisce le navi che poi vengono comprate dagli armatori che noi finanziamo, e la logistica portuale, quindi tutti gli operatori che gestiscono i terminal portuali, che avranno in futuro sempre più necessità di investire a fronte delle transizioni che stanno avvenendo e sono ormai inevitabili. E poi, allargando ancora un po' il perimetro di questa attività, anche a tutto il mondo della logistica retroportuale, quindi degli interporti, dei centri logistici che appunto costruiscono capannoni, hanno bisogno di adeguarsi in un'evoluzione che oggi è veramente, veramente tanta. Quindi lo shipping oggi è un mercato in movimento in Italia? Direi che senz'altro lo è sempre stato, lo sarà sempre, perché è impossibile che non lo sia, muove tutto il mondo, si muove sullo shipping, tutte le merci, e quindi è corretto che sia ben seguito, cosa che non è sempre successo anche a livello di banche, perché molte volte le banche sono entrate nello shipping quando il mercato era ai massimi, quindi era molto attraente e sembrava che offrisse delle enormi opportunità, per poi magari fare retromarcia nei momenti in cui lo shipping ha attraversato qualche difficoltà, come tutti i mercati. Quindi la nostra volontà è un po' quella di essere una presenza costante e non una meteora.